Vito Gerardo Roberto, amministratore del gruppo su Facebook Completiamo al più presto la Fondovalle Calore. Qual è la tua impressione su questa giornata, su quanto detto da parte degli amministratori e soprattutto anche dagli interventi della popolazione, dei cittadini che vivono questo territorio? Allora, le impressioni sono positive. È una partenza. Quando si parte, quindi si parte non in tantissime persone. Eravamo quelli che servivano per fare questo tipo di battaglia, persone convinte e che vogliono cercare di risolvere un problema grandissimo che esiste nelle nostre zone da più di 30 anni, quindi la partenza mi ha convinto. Qualche amministratore però è venuto, poi è andato via e ha tirato fuori sempre la solita scusa: io non sono stato invitato, io non lo sapevo. Eppure il social, quando vuole, riesce a coinvolgere e alcune volte, anche se non si vuole far sapere qualcosa, il messaggio arriva. È una scusa? Allora, oggi su Facebook stanno in tantissime persone. Fra queste persone vi sono anche amministratori. Gli amministratori sensibili sono quelli che seguono una vicenda politica sulla zona. Io non penso che ci siano amministratori in questo momento, negli alberi del calore salernitano, che non abbiano parlato o saputo di queste nostre iniziative. Sono state distribuite più di 8.000 banner pubblicitari sulla Fondovalle Calore. Prima nessuno ne parlava, oggi è diventato l'argomento principale della Valle del Calore e degli alburni. Quindi chi dice il contrario o è un bugiardo o è fuori dai tempi. E a proposito di tempi, Fondovalle Calore è un problema ultratrentennale, si sono avvicendati politici di destra, di sinistra, di centro. C'è sempre il solito scarica barile. Tu come la vedi questa cosa? È un problema politico o è un problema reale? È un problema che in realtà in questa zona non si vuole lavorare. Non si vuole lavorare per i grandi progetti, ci si accontenta per esempio di un piccolo progetto, di un piccolo finanziamento e delle piccole iniziative diventano delle grandi iniziative. Pensiamo per esempio a un defibrillatore. Allora, in qualsiasi altra parte d'Italia un defibrillatore non è altro che un dono che non passa inosservato dai giornali. Nelle nostre zone dipende chi regala questo defibrillatore e può diventare una grande notizia. Una notizia che non serve a nulla. Nelle nostre zone un defibrillatore è una grande notizia. La Fondovalle invece è semplicemente per gli amministratori silenzio, perché silenzio significa non vergognarsi. Io come cittadino invece mi vergogno, perché se vengono buttati milioni di euro in una zona, come possiamo vedere questi piloni, abbandonati al tempo e all'incuria, ma soprattutto alla vergogna e davanti alla vergogna di un popolo, io non solo mi vergogno, ma mi indigno. Purtroppo i cittadini hanno perso anche l'indignazione per colpa dei politici che sono indegni di rappresentare un popolo che soffre. Alcune volte ha anche tirato in ballo le banche, credo che il defibrillatore è un determinato tipo di informazione, tu lo leghi proprio al potere economico che c'è nel territorio. Ma io tiro in ballo le banche perché voglio che tutti partecipino alla nostra battaglia. La Fondovalle è la battaglia delle battaglie per l'economia delle nostre zone. È impossibile che ci siano dirigenti di banche che fanno finta che il problema non esista. Io chiedo a loro di partecipare alla nostra battaglia perché uniti possiamo vincere. Col silenzio invece questa zona sta morendo. La rabbia? La rabbia del nostro comitato? No, la tua rabbia. La rabbia. Io sono arrabbiato, sì, ma penso che tutte le persone oneste della Valle del Calore e degli Alburni sono arrabbiatissimi. L'unica cosa è che questa rabbia però non viene convogliata verso i veri responsabili. Io so solo una cosa: chi elegge impostori, chi elegge corrotti, ma soprattutto chi elegge persone che non fanno il loro dovere, non sono vittime, sono complici.